Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI e ovviamente ci dedichiamo ancora una volta alle cacce. Cacce che si stanno facendo sempre più interessanti, sempre più toste, più dure, e a me piace, mi piace tantissimo questa cosa. E inoltre una caccia di oggi sarà collegata direttamente a una side quest che aggiungerà un qualcosa in più, ovviamente, alla mia diciamo alla mia base, mettiamola così. Per cui non perdiamo tempo, Nectar, avanti il prossimo. Ecco, qui c'è l'altro, c'è la side quest che sarà l'avvistamento del Pyros, però noi invece andiamo a vedere esattamente tutta la nostra diciamo tutto il nostro, tutta la nostra agenda, chiamiamola così, o comunque la nostra bacheca. E partiamo con Aculei dell'Anima. Di recente, uno sciame di grossi e feroci insetti ha costruito il proprio nido vicino a un villaggio abbandonato nei campi di Corava. Più grande si faceva il loro alveare, più cresceva la loro fame. Presto, nei dintorni, sono stati trovati cadaveri di grandi bestie spolpati fino all'osso. Insetti simili, se lasciati liberi di agire, potrebbero ridurre l'insediamento vicino a una pila di ossa nel giro di qualche luna. La posizione è il Tugurio Vuoto Dalmechia. Quindi Tugurio Vuoto di Dalmechia. Allora, Dalmechia è in questa zona. Però dovremmo vedere dov'è effettivamente, se è possibile trovarlo. Perché ora qui il problema... Allora, lì c'è il fiume... Zanne sgocciolanti. Ecco, vedi, qua ci sono campi di Corava, via del Titano, via Dorata. Qua ci sono altre zone che in teoria si dovrebbero esplorare, ma sono libere. Valle di Dracos, Echi. Potrebbe trovarsi anche da questo lato. Più preciso non abbiamo indicazioni, perché effettivamente... Allora, dirigente uno sciame vicino a un villaggio abbandonato nei campi di Corava. Più grande si faceva? Tugurio Vuoto Dalmechia. E quindi è un villaggio vicino ai campi di Corava. Ma i campi di Corava? Quali sono i campi di Corava? Perché qua abbiamo la locanda... la locanda di Damil... Questo è il letto del bandito, vigilante, porta del deserto. Qui è particolare la cosa. Mi sa che qua dobbiamo marciare. Qui mi sa che dovrò esplorare un bel po'. Quindi va bene, vado alla volta dell'esplorazione e ci vediamo dopo. Allora, io sono arrivato in questa zona, ma credo che questo sia un altro ricercato. Ah no, è una salamandra, come non detto. Allora, eccoci qua. Quello sembra essere un villaggio, perché credo che ce ne siano diversi. Io non so ora effettivamente dove andare. Ci troviamo in questa zona, vedete, campi di Corava. E lì praticamente mi segnala come se ci fosse... Cioè come se ci fossero praticamente, vedete, Vamare... Che sembra essere, vedi, questo Tugurio Vuoto. Ah no, Tugurio Vuoto forse è qua, al Tugurio Vuoto. Vediamo se è qua, altrimenti ci spostiamo dall'altro lato, anche se qua mi sembra essere... Basta così, bella. Vediamo se è qua. No, perché le rovine qua mi sembravano essere appunto di un villaggio, però no. Mi sa che dobbiamo andare veramente lì al Tugurio Vuoto. Oddio, là c'è lo jaguaro. Ma quella è un'altra caccia. Vola, Ambrosia. Ma, oddio, due cacce. Quello jaguaro è una caccia, perché io mi ricordo di averla vista in bacheca. Oddio, ma qua è un problema però. Ok, non si è triggerato il combattimento. Ok.
Qua invece cosa c'è? Non c'è nulla. Ah, eccoli. Sono loro. Torna sì, a casa. Sono loro. Eccoli qua. Aculei dell'anima. Eccoli qua. Un po' di pazienza, girare tondo però. Sembrano felici. Oddio. Ok, dovremmo... Hai perso. Ah no, ancora ce n'è una. Ok, e anche questi li abbiamo buttati giù. Beh, più che altro, diciamo, la cosa difficile di queste cacce nel 16 è trovare i ricercati. Però... Che bel silenzio. Però, effettivamente, li abbiamo trovati. Ma il fatto è che ora lì c'è anche lo Yaguaro. Sinceramente parlando, mentre che ci siamo lo potremmo affrontare anche e farne due al prezzo di uno. Perché quel Yaguaro mi sembrava di averlo visto nelle sezioni di caccia. Quindi, cioè, ormai lo facciamo. Eccolo. No, invece non era tra le cacce. Ok, allora mi diverto e poi ci salutiamo. Ok. Yaguaro sconfitto, errore mio, pensavo fosse anche lui ricercato, ma effettivamente metterne due così vicino sarebbe stato un po' particolare come scelta, però va bene così. Detto ciò, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!